strumento ottimale per la raccolta viene definito in laboratorio in base ai campioni prelevati sui campi. I laboratori di Schönenberger sono dotati delle più moderne apparecchiature scientifiche, comandate da collaboratori altamente qualificati. Con la gas cromatografia si possono riconoscere tracce di inquinamento con una tale esattezza che sarebbe possibile individuare anche la quantità corrispondente ad una zolletta di zucchero in un lago. Con la gas cromatografia liquida ad alta pressione si possono separare singolarmente le sostanze caratteristiche contenute nelle piante. In tal modo è possibile rendere visibile quello che il fondatore dell'azienda Walter Schönenberger ha definito come l'anello dei principi attivi della pianta nella sua naturale complessità. Vorremmo ora mostrarvi come viene prodotto un succo spremuto da piante fresche, prendendo come esempio il tarasacco. Il campo di tarasacco si trova nelle immediate vicinanze dell'azienda Schönenberger e consente dunque di ridurre le distanze di trasporto. Dei trattori speciali recidono la pianta vicino alla radice in modo che la pianta possa rispuntare per la prossima raccolta. La raccolta viene fatta di mattina presto, possibilmente con tempo secco. Scuotendola, la radice viene liberata dalla terra che vi aderisce. In pochi minuti si raggiunge la fabbrica. In una fermata intermedia, le piante passano su un bilancio per rilevarne il peso lordo. Al ritorno si ripete la pesatura del rimorchio vuoto, ottenendo così il peso esatto della merce fornita. Le piante vengono quindi scaricate nel capannone. Il tarasacco fresco deve ora venire sparso subito, non ammucchiato su ampie superfici, poiché se le piante venissero depositate troppo vicine le une alle altre, potrebbero riscaldarsi e quindi deteriorarsi entro breve tempo. Il primo comandamento è qui la massima pulizia. Dopo ogni fornitura, l'intero capannone viene pulito a fondo. Speciali macchine a caricamento frontale, senza gas di scarico, caricano le piante e le depositano sul nastro trasportatore, disponendole a strati ben sciolte. Dei rulli in acciaio inox trasportano quindi le piante nel trituratore, che macina grossolanamente fiori, gambi e radici. Tutte le apparecchiature che entrano in contatto con le piante sono in acciaio inox per garantire un'igiene assoluta. Ora viene prelevato il primo campione di merce fresca per il laboratorio. Oltre alla definizione della perdita da essiccazione, un campione viene anche congelato per poter verificare in qualsiasi momento la qualità della fornitura. Nel frattempo la produzione continua. Le piante di tarasacco così triturate arrivano quindi tramite rulli dossatori e nastro di pesatura al dispositivo di risalita che le trasporta agli impianti di produzione. Quindi passa attraverso il pre-vaporizzatore, poi nel vaporizzatore di arresto e arriva nel cucchiaio della colonna di sollevamento che la trasporta ad un piano superiore. Si distendono dei teli e dei graticci separano i singoli strati. Ancora uno strato di nuovi teli e graticci e il contenitore si svuota. Molto avviene in automatico, ma la distribuzione delle piante sui rispettivi graticci viene eseguita ancora tradizionalmente a mano. Una volta completa, la pila si muove automaticamente verso la pressa. Il nucleo principale di tutto l'impianto è la grande pressa idraulica con i suoi cilindri in acciaio che può produrre una pressione fino a 300 bar. Ora può iniziare il processo di spremitura.